ci sono scambi continui, una nostra lettera è qui con voi in questo torneo. Noi pensiamo che questi rapporti vadano intensificati e valorizzati. E dico una cosa che non vuole essere polemica, ma suona merito del mondo del calcio genovese. Voi sapete che i rapporti tra la città metropolitana e il Tiguglio non sono rapporti facili, perché spesso il tema di Genova Matrigna e del fatto che i cittadini del Tiguglio si sentano un po' cittadini di serie B rispetto a quelli dell'area metropolitana, di cui non ci sentiamo di far parte, lo devo dire con tutta onestà, vengono spesso sottolineati. Allora, la simpatia dei genovesi, del popolo genovese, del popolo sportivo genovese nei confronti dell'Entella, lo dico senza retorica ma con un po' di emozione, è uno degli elementi migliori nel rapporto tra comunità liguri. Nel senso che io ho sempre trovato, forse perché portiamo tutti i giorni più di 50 ragazzi di Genova a giocare da noi e li riportiamo a casa tutte le sere con i nostri pullman, quindi facciamo un servizio anche per le famiglie genovesi, ma non è solo questo, questo ha creato e ha generato simpatia. Ma i genovesi, devo dire, hanno sempre sentito l'Entella come una cosa di Genova, come una cosa, e qui ho detto una battutaccia l'altro giorno, non ve la ripeto, l'unica cosa buona della città metropolitana è che l'Entella si sente lì in quella comunità, le altre cose tanto buone della città metropolitana non ci sono, ma questo è un elemento forte. Io l'ho sentito quando abbiamo vinto il campionato di Lega Pro, siamo andati in Serie B, una serie di club sportivi genovesi ci hanno invitato e abbiamo passato serate bellissime. La sento oggi in questo premio, in questa fratellanza, e questo è un elemento che di nuovo il mondo del calcio offre al mondo delle istituzioni e della politica, perché sono questo tipo di rapporti che fanno crescere le comunità.